Crolla una gru sulla piattaforma Eni Barbara F, 30 miglia al largo di Ancona. Due feriti gravi, un operaio scomparso in mare, il corpo trovato a 70 metri di profondità. Italia ricca di energie positive, non siete soli, dice il capo dello Stato, premiando 33 cittadini per il loro impegno civile. Siamo nati per vivere insieme, non separati. Vertice a Palazzo Chigi sul TAV Torino-Lione. Conte, lavoreremo senza sosta, decisione venerdì. Il governo non rischia. Lega e 5 Stelle, non accetto posizioni pregiudiziali. Trapani, blitz contro cosca legata a Messina Denaro, 25 arresti, tra cui un ex deputato regionale. Politici ponte tra Cosa Nostra e istituzioni, una cellula anche sull'isola di Favignana. 336 milioni di visualizzazioni su YouTube, 19 dischi di platino e 18 d'oro. Il rapper Salmo rilancia con un video che è un vero e proprio cortometraggio, con lui l'attore Alessandro Borghi. Buongiorno, bentornati al TG3. Apriamo con un incidente che si è verificato questa mattina a largo di Ancona.